Che cos'è l'ipnosi? Il cinema e la letteratura ci rappresentano spesso come una pratica magica che maghi e vampiri utilizzano per far fare alla persona ciò che vogliono. In realtà non è esattamente così, perché gli studi sul cervello, condotti attraverso la risonanza magnetica funzionale, ci dicono che noi entriamo ed usciamo da stati di trance almeno 5-6 volte al giorno. Quindi l'ipnosi non è altro che uno stato naturale del nostro cervello. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, andiamo a vedere esattamente attraverso un esempio pratico che cosa significa ipnosi. Ora vedremo che cos'è l'ipnosi naturalistica ericksoniana attraverso un esperimento. Agatha ha accettato di fare questo esperimento assieme a me, per cui ora vedremo come si induce l'ipnosi in maniera naturalistica, quindi come faceva Milton Erickson. Allora Agatha, adesso finché siamo qui che parliamo, a un certo punto tu potrebbe essere che senti il bisogno di chiudere gli occhi, tu lascia che le cose fluiscano nella maniera più naturale possibile, ok? Quindi a un certo punto sai che chiuderai gli occhi, questo potrebbe accadere subito oppure più avanti nel corso di questa esperienza, va bene? Va bene. Ok, poi magari succederanno altre cose, però vediamo, l'importante è lasciar fluire tutto come viene. Allora, tu nel tempo libero di solito che cosa fai? Cosa ti piace fare? Solitamente, visto che sono una persona molto attiva, mi piace fare sport, correre, bicicletta o comunque passeggiate lunghe, altrimenti mi occupo, non so, dei lavori di casa, leggo, guardo dei film, capita di rado, però questi sono in genere le cose che mi piace fare. Ok, il mare ti piace? Molto, molto. Ok. Sì. E cosa ti piace fare? Ti piace stare in spiaggia? Ti piace passeggiare, fare il bagno? Okay. Solamente se sono stanca, ma di solito no, mi piace anche prendere il sole e dormire un po', però generalmente sì, sempre qualcosa che mi tenga viva, viva. Ok, va bene, la navigazione ti piace? Sì, ho avuto un'esperienza con degli amici in barca, mi è piaciuto molto. Ok, va bene. E vediamo, ti piacerebbe tornare lì? Sì, in qualche modo sì, sarebbe un'esperienza che senz'altro mi piacerebbe rifare. E se avrò l'occasione, infatti spero di riuscire a ripeterla. Ok, va bene. Allora adesso ti chiedo semplicemente di mettere le mani in questo modo, ok, e se vuoi potremmo rifare questa esperienza, ok? Quindi basta che tu ascolti la mia voce che ti accompagna in questa esperienza, ok? Io ti dirò qualcosa, quando sentirai gli occhi che iniziano a chiudersi, li chiuderai, okay? Senza problemi, tranquillamente, ok? Semplicemente seguendo la mia voce che potrà accompagnarti in questa esperienza, perché sai che quando si va in barca, no? Si naviga, per cui il corpo si muove un po'. Ok, hai l'impressione che si muova, il corpo è fermo, però inizia a muoversi. E puoi ascoltare un po' quello che noi chiamiamo il tempo interno, il nostro tempo interno, che si ascolta molto più volentieri ad occhi chiusi, no? E quindi ti sarà capitato, no, di rimanere in barca, tranquilla, e di rimanere magari ad occhi chiusi o forse anche ad occhi aperti, ascoltando il vento, magari rimanendo a prua, sentendo il vento sulla faccia, ok? La barca che si muove, e forse potrebbe anche venirti voglia di immaginare un po', no? Questa cosa. Molto bene, molto bene. Perché se tu riesci mai ad immaginare un po' questa cosa, potrai un po' seguire la mia voce che ti accompagna questa immaginazione, immaginare di essere proprio lì, ok? Sulla prua, sentire il vento, guardare il mare, il sole che si specchia piacevolmente,
tranquillamente sulla... In questa prima parte del video abbiamo visto come si induce l'ipnosi in maniera naturalistica e ericksoniana, ovvero non attraverso uno schematismo fisso, ma utilizzando piuttosto delle informazioni che la persona ci dà e quindi in maniera completamente naturale, perché come abbiamo detto prima, l'ipnosi è uno stato naturale del cervello. Passiamo ora a vedere un tipico fenomeno ipnotico chiamato movimento idiomotorio o segnale idiomotorio. Molto bene, la mano e il braccio si sollevano esattamente come stiamo facendo in questo momento. Fa basso il movimento. Ok, come ti senti? Fallo rispondermi, come ti senti? Sono un altro mondo, sono un'altra dimensione. Ok, stai bene lì? Stai bene lì? Molto bene, molto bene. Sei sulla barca? Sì, sono a prua. Ti piace stare lì? Sì. Molto bene. Molto bene. Quindi man mano che il braccio si solleva, si muove, potrai sentire quelle sensazioni piacevoli, diventare più calme, più tranquille. Ok, senti la luce che ti infastidisce un po'? Sì, mi abbaglia. Ok, quindi potrai immaginare nell'immagine di chiudere gli occhi e di lasciare che tutto diventi più affievolito, più calmo, mentre il tempo passa. Mantenendo uno stato di tranquillità, di serenità, man mano che percepisci il sole che ti scalda. Come abbiamo avuto modo di vedere poco fa, a un certo punto Agatha ha sollevato il braccio. Il braccio di Agatha non si è sollevato da solo o perché una forza mistica lo stava sollevando, ma attraverso un movimento cosiddetto idiomotorio, ovvero un movimento automatico. Cosa significa? Ognuno di noi guida e sappiamo che per guidare la macchina noi dobbiamo mandare alcune azioni in automatico, perché abitualmente quando andiamo in macchina ascoltiamo la musica, parliamo con chi abbiamo vicino, facciamo due cose contemporaneamente, ma gli studi scientifici ci dicono che la nostra attenzione ne fa una sola. Per farne due, il cervello ha bisogno di attivare delle aree profonde che mandano in automatico l'azione della guida. Ad ognuno di voi sarà capitato di fare quei piccoli aggiustamenti sul volante per tenere la macchina in strada di cui vi accorgete o non vi accorgete. Ecco, quello è un esempio di segnale idiomotorio. Vediamo adesso la fase finale dell'ipnosi, ovvero la fase di deipnotizzazione, che è altrettanto importante che la fase di ipnotizzazione. Questo, con calma, sapendo che potrai ritornare sulla banca ogni volta che vorrai. Appena sei pronto potrai lasciare che piano piano le oscillazioni diminuiscano e la barca cominci ad entrare in porto. Piano piano, con calma finché il tuo corpo non si fermerà. Quando il corpo sarà fermo, la barca sarà tornata in porto e questo viaggio così tranquillo e rilassante sarà finito.
piano piano. Piano piano, vedete le mie manovre d'attacco. Ok. Dov'è che la barca si è fermata? Piano piano, con calma, sapendo che potrai tornare sulla tua barca ogni volta che vorrai. Man mano che questa piacevole giornata volge il termine, con calma, potrai iniziare a lasciare sfumare quell'immagine nella tua mente. Piano piano, e sapere che tra poco avrai ancora con te la tua mente cosciente, la tua mente profonda, perfettamente allineata come prima. Quindi ti chiedo di iniziare a portare l'attenzione ancora una volta sul tuo corpo, che inizierà a fermarsi, ok? Rimani ancora un po' gli occhi chiusi, ok? Sulle mani, sulle braccia, ancora soggetto al portato cosciente. Inizierai a muoverti, a sbranchirti un po' come quando ti svegli al mattino. E con calma, con tranquillità, appena sei pronta, appena senti che sei ripristinato il normale stato di veglia, esattamente come quando abbiamo iniziato, potrai aprire gli occhi e tornare qui ad ora, ben orientata nello spazio di tempo. Come è andata? Bene. Bene? Ok. Va bene, sulla barca sei sul serio? Sì. Ok. Come sei stata in generale? Come mi sentivo più di niente. Sì. Come se il mio corpo fosse un po' informicolato, cioè quella sensazione di pesantezza ma leggerezza. Mm-hmm. In quest'ultima parte avete visto come ho accompagnato Agata alla fine dell'ipnosi. È chiaro, l'ipnosi è un fenomeno naturale per cui ognuno di noi, una volta che è entrato in uno stato di trance, prima o dopo ci uscirà. Però attraverso questa fase di deipnotizzazione, noi sia in termini terapeutici che in termini di esperimento siamo sicuri che la persona è uscita dallo stato di trance. Passiamo ora a considerare quali sono gli utilizzi dell'ipnosi. Le ricerche scientifiche ci dicono che in stato ipnotico si attivano le risorse dell'emisfero destro e delle aree profonde del cervello. Questo ci permette di essere più efficaci nella terapia dell'ansia, della depressione, nel controllo del dolore cronico, quindi viene usata molto anche in medicina, e nella cura in generale dei principali stati psicologici. Questo perché? Perché il cervello in questo stato usa più risorse rispetto a quelle che può utilizzare normalmente in uno stato di veglia.